Occhio! Sveglia, dai! Saliamo, Claudio! Renato! E sta largo, Renato! Bravo, Claudio! Occhio! Calma, calma! Va bene, andiamo! Testa, Renato! Calma! Ma guarda che è un gioco, no? Non me la puoi fare fare scala! Renato! Renato, fatti aiutare, sempre Renato! Lorenzo! Lorenzo! Per quello ti esce fuori la palla all'aria, non nessuno di gioco. Ma palla a terra, chiamatemi! Chiamatemi! Dall'aria! Cignalini, segnalavo fuori gioco. Ma là, mi sono fischiato perché avevo potuto. E io invece stavo a battere la terra. Ma con le mani la messa? Fuori aria con le mani. E l'ha ripresa di nuovo, no? Non l'hai capito? Ma l'ha uscito con la palla per battere la punizione fuori aria. La palla delle mani. Ciao, vai! Che li chiami a tutti? Claudio! Lascialo a Renato! Lascialo a Renato in 14! Bravo, perfetto! Ma anche l'arbitro devi sorvolare in quel caso. Quando attacca il 14 è tuo, perché se scascia la palla ce l'ha nelle mani, c'è la regola del vantaggio, no, no. C'era l'attaccante, palletta. Ci scappa la palla dietro, guarda, non fa gol. Se ci scappa la palla, arriva fuori gioco. Ci fischia. Dovrebbe essere in teoria. Siccome c'è la regola, ballone ragazzi. Le lunghe sono è sbagliato. Fichiamola a terra, Gianluca. Più a terra possibile. Picchiati su 14, Renato. Salta, saltiamo. Dai, 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 Peppe, dai, Peppe. Piano, piano. Calma, Renato. C'è. Vai, è long questa palla. Presa. Vai, Renato! Dai, aggressivi, dai! Bravo! Usciamo ora! Bravo! Veloce! Uno sulla fascia! Dai ragazzi! Diamogli una mano! Saro, fatti vedere, Saro! Minchia, vera! Poverino, ma come lo devo? Ma devono ridurre! Vai Peppe! Va bene Maurizio, continua! Ha giocato il mio Renato, mi chiesto il
Grazie! Ha giocato di più, no?